assunto, perché... Allora, intanto grazie mille di essere qui, perché è una degustazione veramente particolare. I vini ucraini in questo caso, qui abbiamo oggi abbiamo degustato vini che arrivavano da tutto il mondo, vini estremi. L'Ucraina in questo momento ha delle caratteristiche a causa della guerra che possiamo definire altrettanto estreme. Quindi, nonostante tutto, la vendemmia 2020 non si è fermata, quindi i produttori, per tutto quello che sono riusciti, hanno portato avanti la vendemmia. Si sta già lavorando anche per riuscire a portare a compimento i lavori dell'anno prossimo. E oggi però assaggeremo dei vini che sono veramente rari. Assolutamente. And just a few words about the winemaking in Ukraine. It started actually quite far, 2,500 years ago, in the area Odessa and Crimea, when it was that time as a Greece area, and they gave us this story of winemaking since that ages. So later on, it was also occupied by Turks, who also gave some taste of Turks, not only the taste but also the grapes. And today we will also taste the originally Turk grape, but now it's Ukrainian local, unique grape, you wouldn't find it anywhere. Allora, la viticoltura ucraina comincia circa 2500 anni fa, nella zona della Crimea e di Odessa, inizialmente, e soprattutto con influenze vitigni in arrivo dalla Turchia e Grecia. And, well, of course I cannot say about the Soviet era, you maybe all know that in the 80s there was a prohibition of selling and consuming alcohol, so almost all vineyards were cut off. And in the modern time, Ukraine had to rebuild its winemaking, so it's quite young. We started approximately in the beginning of 90s to grow new vineyards. So that's why we do not have too much old vines, but still we continue to improve our wines. Fino agli anni 80 c'è stato un certo problema nella produzione dei vini, perché comunque a causa dell'input sovietico c'era il proibizionismo in zona, quindi i produttori e le vigne sono stati estirpati e non hanno avuto la possibilità di produrre fino a circa gli anni 90. Quindi non ci sono attualmente presenti dei vigneti molto vecchi per queste motivazioni, non tanto per mancanza di volontà, ma perché gli era stato imposto di interrompere un lavoro cominciato un sacco di anni fa. E... And you might know that the war started not this February, but 8 years ago in 2014, when the main winemaking region Crimea was annexed by Russia. And this was actually quite a good pushment for the wineries in the mainland. So since then, the wineries in Odessa region, in Transcarpathia region, in central part of Ukraine, are very well developed, and now they can present the very high quality wines. Dopo l'annessione del 2014 della Crimea, che ovviamente è stata una tragedia, ma è stato anche un impulso importante per tutta la parte centrale dell'Ucraina, dove a questo punto si sono messi a fare produzioni sempre più importanti e sempre più con l'attenzione alla qualità. And Ukraine, sorry. Victoria è originaria della Crimea, you are originary from Crimea. And Ukrainian wineyards located on the latitude 45-52, so 45 it's like Bordeaux or Veneto, that gives us really a good chance to make the good wines. And the total hectares now it's around 40,000, 41.5. Compared to the Soviet period it was 150, and Ukraine was the biggest wine producers during the Soviet era. Allora, per una produzione di circa 40.000 ettari contro i 150 che c'erano in precedenza nella zona sovietica, quindi meno produzione ma più attenzione alla qualità, e contate che la produzione attualmente dell'Ucraina si mette su un parallelo molto simile a quello che c'è tra Bordeaux e il Veneto. Then, if we have already the wines in the glasses, let's start to talk about wines. The first one is sparkling wine, is made from the Pinot Noir grape by the
youngest winery we have now in Ukraine, 46 Parallel Wine Group. It's a good friend of Roberto's. Anna Borkun. Yes, they created this winery a few years ago, but just presented their first wines in 2020. And since last 2 years, they achieved already quite a lot of medals in the international competitions, around 70. So they don't have their own vineyard. Oh, I'm sorry. Beh, allora, per chi sta degustando il vino spumante, abbiamo il produttore, è un produttore molto recente, attivo dal 2020, si chiama 46 Vineyards, il vitigno è il Pinot Nero. They do not have their own vineyards, but they are working with the best local vineyards and wine growers of the Odessa and Kherson region. This is the south part of the Odessa region. So regarding this wine, this is a traditional method of sparkling wine from Pinot Noir grapes, and it was aged in a bottle of Lys not less than 22 months. So you can feel the taste of the typical taste of Pinot Noir, fruity, fresh, and also this kind of brioche that gives the aging in a bottle for such a long period. In questo caso qui è un metodo classico, siamo all'incirca sui 22 mesi di affinamento in bottiglia. I sentori che sentite al naso soprattutto sono quelli classici del Pinot Nero e del metodo classico, quindi un pochino di pan brioche, un po' di generazione, una buona freschezza e un'ottima parte fruttata. And the one who is tasting our white wine, this is made by, I found it, one of the best wineries in Ukraine, Bay Winery.